In questi giorni si è svolto il Motor Show di Bologna in tono minore per quello che eravamo abituati, non ci sono stati più le case automobilistiche in prima persona a esporre i loro prodotti, invece si è dato un grande risalto al mondo dello sport automobilistico e motociclistico. Noi abbiamo trovato in questo contesto Francesco Iorio, che corre nella Renault Clio Cup, e abbiamo fatto un'intervista con lui dopo la prima delle gare che ha dovuto fare. Per la cronaca diciamo che è arrivato secondo a pochi centesimi del primo classificato, e Francesco Iorio ci racconta questa prima manche sotto una pioggia battente. Vediamo. Francesco Iorio, ti troviamo qui al Motor Show con una bella pioggia, ma per uno che lavora alla 9:15 non è un grande problema. Ciao. Ciao a tutti. No, in effetti devo dire che la pioggia di solito mi porta bene. Quest'anno, anzi, ho vinto l'unica gara piovosa, l'ho vinta. Il Motor Show però non c'entra nulla, perché è bellissimo come spettacolo, però a livello di guida sei in un piazzale, quindi devi improvvisare curva per curva. Mi sto divertendo. Intanto abbiamo passato il primo turno, quindi sono in semifinale, che va già bene, insomma. E poi si vedrà, ecco, non diciamo nulla. Ecco, il primo rivale che hai avuto oggi qui è andato fuori pista, ha picchiato leggermente contro il muretto per un problema di appannamento dei vetri. Tu invece hai anche un segreto per questa cosa? No, il segreto è stato semplicemente spruzzare il liquido antiappannante e non è comunque bastato, tant'è vero che la seconda manche l'ho fatta col finestrino di sinistra aperto per riuscire a vedere almeno il cordolo interno, perché già la guida di queste macchine è molto bassa. Qui mettere una ruota fuori da una pozzanghera sul cordolo può fare la differenza, e quindi ho preferito bagnarmi, però almeno vedere dove mettere le ruote. Beh, in bocca al lupo e spero grazie. Di rivederti. Crepi il lupo, grazie. Ciao. La pubblicità ci chiama adesso, quindi ci fermiamo per qualche secondo e torniamo con Motor News in quest'ultima puntata del 2009.